Buongiorno e benvenuti in un nuovo What It In A Day. Oggi, da come detto al titolo, faremo un What It In A Day porridge con questi nuovi fiocchi qui, oh, di MG Augusto Nutreo. Vabbè, questo è l'uovo vegetariano. E niente, quindi raga, andiamo a fare il porridge. Farò 80 grammi di fiocchi con 250 ml di bevanda di soia alla vaniglia. Questo qui l'ho trovato all'Eurospin, è molto buono, marchio Fior di Natura. No, mamma mia, raga, dovete vedere. Guardate qui, oh, che spettacolo e che profumo. No, vabbè, innamorata. E quindi vado a fare 80 grammi. Mamma mia, c'è un profumo. Sono proprio i pezzi. Duro. E poi vado a metterci 250 ml di latte. Mescolatina. No, vabbè, ragazzi, secondo me sarà spettacolare. Vedete, poi si scioglie. I pezzettini e c'è proprio tipo gocce di cioccolato, no, adoro. Si scioglie tipo la polvere attorno. Quindi adesso mettiamo sul fuoco, aspettiamo 5 minuti ed è pronto. Eccoci qua, assaggiamo insieme. Allora, sembra un po' quello lì di MG con questo normale, solo con questa aggiunta di cioccolato, di cacao. E poi comunque, ragazzi, dietro questo di Oreo si sente. No, vabbè. È assurdo, veramente molto 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 buono. Raga, dovete prenderlo. Lo trovate su All Supplement. Con il mio codice sconto Giulia 010. Ma raga, io sono innamorata dei fiocchi di MG perché i fiocchi di MG sono molto validi. E niente, io quindi adesso finisco di fare la mia colazione e poi ci vediamo con il pranzo. Io stamattina dovevo andare in palestra ad allenarmi, ma non so se potete sentire, ma fuori sta il diluvio universale e quindi è inutile perché dove sto io con la palestra si allaga sempre, quindi sicuramente si è allagato. E niente, quindi magari adesso finisco di fare colazione. Spero di non sbagliare niente oggi perché sapete che non è un mio stile, però ce la sto mettendo perché comunque io non sono vegana. E quindi per noi che non siamo vegani è un po', tra virgolette, non complicato, però proprio scegliere gli alimenti, diciamo, oddio, aspetta, abbiamo sempre quell'ansia di dire no, aspetta, ma è veramente vegano? Perché non è che sono prodotti che consumiamo, cioè io che non sono né vegano né vegetariano né eccetera, compro prodotti anche se sono vegani, non fa niente, me li mangio, però non ci presto tantissima attenzione, quindi speriamo bene anche questi fiocchi. Io penso che sono vegani, quindi fatemi sapere perché ho letto e non
non c'era niente di particolare dentro, quindi speriamo. E niente, raga, quindi adesso finisco di mangiare e noi ci vediamo dopo con il pranzo. Scusatemi se nella prossima clip mi vedete con la testa tagliata, è che io non mi riesco a vedere. Quindi ho alzato la videocamera, l'ho posizionata e ho detto, vabbè, sicuramente si vede. Ho fatto la clip, mi ha mozzato la capa. Eccoci qua con il pranzo. Da come sapete, a me il sabato, chi mi segue su Instagram lo sa, non mi viene mai una grande voglia di cucinare, però ho deciso di fare una cosa. Ho deciso di fare un pranzo molto semplice, per poi, perché volevo fare un altro tipo di pranzo, però ho deciso che quello che volevo fare a pranzo lo vedete stasera per cena, perché comunque io prima di uscire mangio e quindi ho bisogno di un piatto molto sostanzioso, visto che comunque camminerò molto, mi serve la sostanza. Allora, non vado a fare niente di particolare. E questo What It In A Day doveva essere solo vegano, ma sarà anche vegetariano per questa cosa qui. Che io volevo troppo provarla, però là per là, come un po' vi accennavo stamattina, comunque non è il mio stile. Quindi ho preso questa cosa a gusto, ma non mi sono soffermata più di tanto. Cioè, è stata proprio una mia distrazione. Sono un essere umano e quindi succede anche a me. Farò però, ma dopo vi faccio vedere, con le patate a forno. Faccio un 150 grammi, che comunque ci vogliono 40 minuti per cuocere, quindi faccio 150 grammi di patate, ok. Queste qua sono dell'Eurospin e io di solito prendo sempre le fresche, solo che le prendo quando proprio non ho voglia oppure per tempo, quindi patate pronte. E poi dopo farò sulla pentola a piastra, cioè su una pentola normale, questi qui che sono della Fior di Natura filetti di spinacio e formaggio. Per questo motivo non sono vegani, ma sono vegetariani. Sta scritto tanto bello e giù. Però raga, mi andava troppo di provarli. Ovviamente i valori non sono chissà che. Come tutti i prodotti confezionati, però mi andavano e quindi li ho presi. Un po' come stasera, vabbè, mangerò il tofu, ma anche quello c'ha i suoi grassetti. Però vabbè, quindi dopo mi farò questo e voi vedrete direttamente il piatto finale. Per questo motivo non mi andavo e quindi voglio fare un pranzo molto leggero, easy. E poi stasera ci concentreremo con la cena. Beh, io comunque è rarissimo che io acquisto questi prodotti proprio confezionati, infatti perciò non ci ho fatto caso, non li prendevo da una vita. Eccoli qua, cioè sono bellissimi e poi hanno un profumo assurdo, perciò quando l'ho visto ho detto no, vabbè, li devo assolutamente provare. E quindi però raga, ogni tanto queste cose ci stanno, ovviamente non sempre, come tipo anche risotti eccetera, quindi un paio di volte al mese, però non è mai morto nessuno. Voglio vedere quante. Ok, sono 225 grammi. E quindi niente, adesso aspetto che le patate cuociono. Poi quando sono pronte li riscaldo, perché alla fine ci vuole tipo sulla pentola 7-8 minuti.
cena, allora, io vado a provare il tofu, praticamente l'ho fatto con la curcuma, vediamo un po' com'è. Sinceramente è molto buono, ha questa consistenza un po' gommosa, però devo dire è mangiabile. Buono, veramente molto buono. Adesso posso mescolarlo, niente male, non so cosa sembra, però approvato. Anche se raga ha un bel po' di grassi e non è quella cosa, ha comunque sei grassi, ma va bene. Questo penso che sia sì, l'ultimo pasto, perché comunque sono già le 6:23, non ho fatto neanche merenda perché comunque non ho avuto tempo, e quindi ho deciso di fare direttamente la cena per poi andarmi a preparare, che tra poco devo uscire. E quindi adesso mi pappo la mia bellissima cena e noi ci vediamo nel prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao!